Bentornati, oggi vi parlerò di uno zaino che ho utilizzato dal 4 di dicembre. Mi sono preso un pochetto di tempo per riuscire a tirare in modo convincente le somme del mio utilizzo. Un prodotto economicissimo che si trova attualmente al di sotto dei 30 euro, realizzazione cinese, ma che vi potrà aiutare in diverse circostanze. È possibile andarlo ad imbarcare come bagaglio a mano, è possibile utilizzarlo anche se siete magari dei fotografi. Io lo impiego quotidianamente per i miei spostamenti giornalieri e per lavorare. Tra le altre cose me lo sono portato anche all'interno di eventi fieristici in cui magari mi serviva tutta quanta l'attrezzatura, video al seguito. Vi faccio vedere subito di cosa sto parlando. Questo è lo zaino. Come potete ben capire, non è uno zaino particolarmente minimale, è un rimarchiato. L'azienda, vi faccio vedere il cartoncino, è questo qui. L'azienda si chiama To Code, va a rimarchiare questo zaino che è della Kiwi. Nome per l'appunto del fabbricante, che è possibile anche diciamo capirlo da queste linee diagonali. Il costo, vi dicevo, è davvero molto contenuto, ma ha tanto ad offrire. Voglio partire subito con il farvi vedere lo schienale che non è del tutto rigido, ma che, come potete vedere, è ben imbottito, traspirante, e ovviamente va poi a distinguersi dalla zona lombare a quella scapolare. Abbiamo i due braccioli, o comunque le due stringhe, che ovviamente vanno a essere agganciate direttamente alle nostre spalle, che sono ben salde, sono collegate anche da questo, che non è altro che un collegamento orizzontale che permette di stabilizzare lo zaino dopo diverse ore di impiego. Può sembrare una sciocchezza la presenza di questa cinghia orizzontale, ma in realtà è comunque incredibilmente utile e comoda. Tra le altre cose, io sono andato anche ad inserire dei moschettoni all'interno di questi agganci, che sono realizzati in plastica, ma come potete vedere qui potete agganciare al bracciolo stesso tutta una serie di accessori. Posteriormente abbiamo un attacco che viene ad essere pensato in questo modo qui, cioè con delle fibbie che sono magnetiche regolabili, con anche il catarifrangente. È possibile inserire in queste fibbie anche un monopiede se foste magari dei videografi o dei fotografi. All'interno, colorazione verde. Abbiamo due tasche grandi per poter trasportare il nostro PC, che viene poi ad essere fermato da questa fascia con del velcro. All'interno abbiamo soltanto due tasche molto capienti, con una retina. Probabilmente si poteva andare a distribuire in modo forse più intelligente tutto quanto lo spazio interno, spazio che è all'incirca di 40-44 litri, ma che io trovo comunque abbastanza funzionale. Ero scettico su queste due tasche, utilizzandole quotidianamente per trasportare magari le SSD oppure le mie cuffie o anche il mio mouse, mi sono trovato davvero molto bene. Anteriormente un'altra tasca, vi consiglio di inserire qui degli oggetti che non siano particolarmente personali, quindi il passaporto magari tenetelo addosso. E fra le altre cose, io impiego questa tasca soltanto per il trasporto, almeno attualmente, del caricatore per il mio PC. Riesce a trasportare PC con una diagonale di schermo, il produttore dice sino a 15,6 pollici, ma io sono riuscito anche ad inserire un PC da 16 pollici e contemporaneamente uno da 15,6, che però ovviamente non era particolarmente cicciotto. Lateralmente due tasche, anch'esse vengono tenute ferme da questo aggancio che è di tipo magnetico. L'aspetto, a mio modo di vedere, è abbastanza sobrio, sebbene comunque non sia proprio minimale. Ci sono altre proposte sul mercato, se andate magari a cercare anche su Amazon troverete altri tipi di zaino. Ovviamente questo mi è piaciuto perché non va a essere particolarmente legato alla sfera tech, quindi è possibile utilizzarlo un po' in tutti i contesti. Il produttore è, vi ricordo ancora una volta, To Code, 40-44 litri di trasporto. Questa manica superiore, come potete vedere, è realizzata in modo economico, però è davvero molto resistente. Io prendo molto spesso questo zaino proprio da questo manico qui. Consigliatissimo per sia le persone che magari debbano utilizzarlo in università, per gli studenti magari di scuole superiori oppure inferiori, ma fra le altre cose per chi abbia bisogno di un bagaglio a mano per magari una gita oppure un incontro di lavoro di un paio di giorni, perché sì, potete
andarlo a trasportare all'interno della cabina del vostro aereo, magari low cost. Prodotto che mi ha convinto e che è anche abbastanza impermeabile e resiste ovviamente anche della pioggia intensa.